Ragazzi, sono KBGoku e oggi siamo su MW3 un'altra volta. E vi avevo promesso la partita di Black Ops, ma questo era più importante, nel senso che era una richiesta. E allora ho detto, vabbè, portiamogliela subito. In particolare, come vedete, è una modalità che io non ho mai fatto, ma non so quanti di voi l'abbiano fatta, me l'hanno consigliata, però insomma non è una modalità famosa. Però è una modalità nuova, è PIG, che non è, vuol dire maiale o maialino o maialotto, ma vuol dire posta in gioco. Ovvero, ve la spiego in due parole, che poi non saranno due ma saranno 5.000. È un sabotaggio, quindi bisogna prendere una bomba e far esplodere la base nemica. Però in questo caso chi ha la bomba è un Juggernaut, o un Juggernaut, chiamatelo un po' come vi pare. E quindi è più difficile da buttare giù. Per il resto, insomma, è la stessa roba. L'unico vantaggio è che essendo il portatore della bomba sempre visibile, la gente tenderà, o i nemici tenderanno ad andare verso il portatore della bomba, ecco. E quindi voi, se siete furbi, potete tranquillamente stare non proprio attaccati al Juggernaut, ma vabbè, qui mi è andata anche di fortuna, l'ho ucciso subito. Ma fregarli tutti da dietro e massacrarli, ecco. Quindi è abbastanza divertente come modalità, se non altro è caotica. Non, a me diverte un sacco, ecco. E questa partita è una MOAB, come avrete visto dal titolo sicuramente. È una MOAB in questa modalità che secondo me è molto divertente perché appunto è caotica. Adesso sto cercando di rimanere intorno a Leo e Simo, il mio amico, qui, perché lui ha la bomba e quindi è strapotente, è un Juggernaut. Quindi, se lui sta qui, i nostri avversari tenderanno a venire sempre in questa zona, ma dato che è una zona piuttosto ristretta, non riusciranno a prendermi alle spalle e io farò un sacco gigante di kill facili, ecco. Poi manderò a velocità per 2, per 4, non lo so a un certo punto perché sarà. Cosa che so? Ah sì, la manderò a velocità per 2 per 4 perché io rimango qua ma non me ne ero accorto che lui se n'era andato, ok, non ci ho fatto caso e quindi non pensandoci sono rimasto qui aspettando che arrivassero i nemici, poi dopo un po' che mi dicevo ma perché non arrivano i nemici? Capisco che è perché non c'è più qua il portatore della bomba, diciamo. Infatti vedete qua mando veloce. Sì, ho tirato sulla barra del cinema perché sennò mi perdevo quando era la prossima kill. Ok, quindi sono quei 30 secondi in cui sto io sto lì ad aspettare, non arriva nessuno, poi me ne accorgo finalmente. Prendo questo genio che voleva farmi il giro alle spalle, ma io sono più furbo e più forte. E quindi nulla. Ecco, vabbè. Questa modalità ve la consiglio, ragazzi, perché è caotica. Magari ogni tanto vi arrabbiate perché non è che fate dei punteggioni. Nel senso che comunque. Ah sì, non l'ho detto, cosa importante. Ci sono solo 5 classi da poter utilizzare. Perché infatti voi vedete perché uso un MP5, un M4 con sto mirino che io non li ho mai usati. Perché ci sono o una classe con l'MP5 fuoco rapido. E non mi ricordo la seconda. No, la secondaria è una pistola. O l'M4. Con secondarie le scorpion akimbo oppure il Pekeneg, il model e il Barrett e l'L118 e ci sono solo queste classi, quindi dovete sceglierne una di queste. Potete ovviamente raccogliere comunque l'arma da terra del nemico, ma sarà una di queste essendoci solo queste. E poi avrete sicuramente specialista. Nessuna di queste armi ha il silenziatore, ma penso sia fatto proprio per rendere la modalità ancora più caotica ed evitare che qualche camperone si nasconda dietro gli angoli. Ecco, così se non avete il silenziatore, non ce n'è, vi vedono per forza. E detto questo, insomma, stavo dicendo, ve la consiglio perché nonostante sia un po' caotica e magari non farete sempre il punteggione, è molto divertente. Cioè, comunque. Farete delle partite molto divertenti, magari fate delle triple perché li beccate tutti insieme, poi buttare giù il Juggernaut. Io ho provato a farlo, sono durato una. La prima volta zero, cioè come l'ho preso mi hanno sparato addosso in 8. La seconda volta ho fatto 3 o 4 kill, poi sono riuscito a farne invece in un'altra 7-8, però poi sono morto, peccato. Sarebbe bello cercare di fare la MOAB così. So che non te la dà, però se riesci a fare 24 kill così è. Tra virgolette considerarla come una MOAB, però insomma pian piano magari ci proverò. Però
Però ora mi avevano fatto questa richiesta e ci ho provato dopo 5 partite, questa forse era la sesta o la settima, non vorrei dire cavolate, vabbè non è che me lo ricordo. Comunque in giornata, mettiamola così, sono riuscito a fare la Moab, quindi è molto molto divertente è stato. Qui il degenero più totale, io sono morto e nella partita non mi era uscita così la scritta, nella partita mi era uscita tripla uccisione per 1 minuto. E ho detto no, che sfiga. Poi arrivato... Dopo che sono rinato mi è uscito Moab e ho detto godo, che culo. E quindi vabbè, va bene, basta ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio come al solito chi mi fa le richieste, tutti voi che mi seguite, gli iscritti, i commenti, mi piace, qualunque cosa fate vi ringrazio. E nulla, poi come al solito ci vedremo con dei prossimi video su MV3 o su qualunque altro video voi seguiate. Quindi bella ragazzi, ai prossimi video!